Va bene, allora come da programma andiamo avanti puntando a terminare questo esercizio e nell'ora successiva termineremo la soluzione della simulazione che avete svolto in laboratorio la settimana scorsa. Domani ve ne proponiamo una diversa, con un dataset diverso e con un tipo di algoritmo diverso, così diciamo così chiudiamo il cerchio. Ovviamente per questa seconda simulazione non avremo tempo di correggerla insieme, però cercheremo di pubblicare comunque online una soluzione, almeno per permettervi di dargli un'occhiata. Ok, noi questo esercizio avevamo già completato i punti A e B la volta scorsa, quindi avevamo una versione del programma in cui potevo selezionare una squadra, che ne so, l'Inter. E al bottone seleziona squadra mi fa vedere per ciascuna stagione in ordine sparso, ma tanto appunto non era richiesto, non c'era scritto di stamparlo in ordine di stagione crescente, stampare il numero di punti in classifica. Quindi questo è il punteggio finale di tutte le partite alla fine dell'anno. Ci mancava per completare, no, perdono, sì, ci mancava di completare l'annata d'oro. No? Per annata d'oro dovevo costruire un grafo in cui c'era un arco orientato che collegava le stagioni in cui la squadra aveva fatto più punti rispetto a un'altra squadra. Quindi chiudiamo questa applicazione, andiamo a riprenderci il nostro codice e nel modello, ok, al momento noi abbiamo le informazioni sulle squadre, sulle stagioni e sui punteggi a fine stagione. Con queste informazioni ci dobbiamo costruire, come diceva il testo, un grafo i cui vertici rappresentano le stagioni e gli archi ci dicano se la determinata squadra che abbiamo selezionato ha fatto più punti in una stagione piuttosto che in un'altra. Quindi sembra lungo, ma in realtà sono 3 punti qua, ma in realtà è molto breve perché abbiamo già tutti i dati che ci servono. Dobbiamo costruire un grafo i cui vertici appunto siano stagioni, gli archi siano orientati e pesati. Ok? Quindi andiamo a vedere private graph. I vertici sono delle season e l'arco è un arco pesato, quindi default weighted edge. Grafo. Chiaramente dobbiamo importarci jgraph t. Ok. E questo grafo lo costruiamo quando? Lo costruiamo quando dall'esterno ci viene richiesto di trovare l'annata d'oro. Quindi proviamo a definire un metodo pubblico dunque l'annata d'oro deve stampare è una stagione, la stagione nella quale eccetera eccetera, quindi diciamo che possiamo istituire una season, calcola annata d'oro. Allora, quando chiamo calcolo annata d'oro mi devo costruire il grafo e poi analizzare questo grafo, no? Sulla base di quanto è scritto nel testo. Quindi il primo punto è la costruzione del grafo, quindi costruisco il grafo. Dopodiché trovo l'annata migliore e la restituirò al chiamante.
La squadra selezionata ce l'ho, me la sono salvata, ricordiamoci che la squadra è stata selezionata quando è stato chiamato calcola punteggi. Ecco, ma ce la siamo dimenticata. Vedete che non l'abbiamo mai salvata, quindi dobbiamo ricordarci. Perché noi quando faremo calcolo annata d'oro dobbiamo farlo sulla base della squadra che è stata selezionata prima, di cui abbiamo calcolato i punteggi delle stagioni. Quindi quale sia questa squadra me la devo ricordare. Qui ho fatto il calcolo dei punteggi usando ovviamente la squadra, ma questa squadra non me la sono salvata da nessuna parte, quindi diciamo che ci siamo dimenticati la volta scorsa perché non ci serviva di ricordarci quale squadra è stata selezionata dall'utente. Ok, vediamo qua la costruzione del grafo. Creiamo un nuovo oggetto di tipo grafo, allora, che potrebbe essere un simple directed weighted graph. L'autocompletamento ci ha azzeccato, me l'ha data per primo. È un grafo semplice, non abbiamo dei cappi, orientato, pesato. Tra parentesi, nel costruttore default weighted edge.class. Ok, a questo punto questo grafo cosa contiene? Beh, come vertici conterrà tutte le stagioni. Tutte le stagioni nelle quali ha giocato la squadra selezionata, cioè le stagioni che abbiamo calcolato nel punto precedente. E quindi grafo add, abbiamo già scusate, posso fare usare graphs, punto add all vertices, perché ho già una collection che contiene tutti i vertici, quindi li aggiungo in un'istruzione sola, this.grafo, aggiungo al grafo l'elenco dei vertici che per me è già nella lista che si chiama stagioni, la lista di stagioni, quindi virgola stagioni. E quindi abbiamo i vertici, dobbiamo aggiungere gli archi. Ci deve essere, dice il testo, un arco per ogni coppia di stagioni, orientato e pesato a seconda della differenza punti. Giusto? Andiamo a rileggere il testo. I vertici rappresentano le season, per ogni coppia di stagioni, quindi tutte le coppie possibili, creare un arco orientato nella direzione della stagione in cui la squadra ha fatto più punti. Quindi prendo due stagioni, qui c'è l'esempio 2010-2011 e 2006-2007, sono due stagioni, andiamo a vedere quanti punti ha fatto in una stagione e nell'altra e decidiamo in che verso orientare l'arco. Quindi per creare gli archi devo trovare tutte le combinazioni di stagioni. S1 stagioni e poi iterare sulle tre coppie season, S2, due punti stagioni. Tutte le coppie di vertici, le posso prendere dal vertex set, le posso prendere dalla lista, è uguale. Tanto l'ho appena... No, qui potevo scrivere grafo.vertex set, anziché stagioni, esattamente l'insieme degli elementi è lo stesso. Se uso il vertex set li avrò in un ordine che può essere rimescolato, se prendo la lista ce l'ho nell'ordine di lettura del database. E devo confrontare le due stagioni, ovviamente, i punteggi ottenuti nelle due stagioni, ovviamente, se le stagioni sono diverse. Quindi la prima cosa che devo verificare è che S1 non deve essere equals ad S2. Cioè non dobbiamo parlare della stagione, se le stagioni sono diverse, allora devo creare un arco. Altrimenti creare un arco di una stagione con se stessa non serve a nulla, perché ovviamente i punteggi sono uguali. S1.equals di S2, andiamo solo a controllare
che dentro season ci sia un equals definito, c'è definito sulla base del valore numerico che rappresenteranno, quindi ce l'abbiamo, ok? Visto che questa classe non l'avevamo fatta noi, ce l'avevamo trovata nel progetto, è sempre meglio andare a controllare. Quindi, adesso dobbiamo aggiungere un arco. In che verso? Beh, dipende. Se i punteggi ottenuti nella stagione 1 sono maggiori dei punteggi ottenuti nella stagione 2, ci vorrà l'arco dalla 2 alla 1, quindi da quella più piccola a quella più grande. Quindi S1.get, scusate, S1 nella stagione, il punteggio ce l'ho nella mappa. Nella mappa che abbiamo qui, punteggi, data una stagione mi dà il punteggio. Ok? Allora, per non scrivere delle righe troppo lunghe, int punti 1, separiamolo in più righe, uguale punteggi, punto get, stagione 1. Punti 2, faccio get di stagione 2, e quindi mi chiedo se punti 1 è maggiore dei punti 2, allora dovrò aggiungere un arco da stagione 2 a stagione 1 col peso punti 1 meno punti 2. La differenza. Giusto? Andiamo a rileggerlo. Creare un arco nella direzione della stagione, verso la squadra che ha fatto più punti. Pesato con la differenza tra i punteggi delle due stagioni. Ok? Quindi in questo caso devo aggiungere un arco. Prendiamo questo metodo addEdge di graphs, perché così mi permette di creare l'arco e anche dargli il peso in un'istruzione sola. Grafo. Vertici di sorgente, allora punti 1 sono maggiori, quindi l'arco va da S2 a S1 con peso punti 1 meno punti 2, che ovviamente è positivo perché punti 1 è maggiore. Altrimenti farò il contrario, in cui aggiungerò un arco da S1 a S2 con punti 2 meno punti 1, perché in questo caso punti 2 è maggiore o uguale. Cosa facciamo nel caso in cui i punteggi siano uguali? È abbastanza indifferente. Di sicuro non abbiamo un criterio per dire in che ordine, in che verso indicare l'arco. Il testo non ce lo dice. Quindi, per come l'abbiamo lasciato così, se i punteggi fossero uguali, aggiungiamo un arco con peso 0 in una direzione a caso, di fatto, perché non sappiamo chi è S1 e chi è S2. In realtà ne aggiungiamo due di archi, nelle due direzioni. Perché qui c'è un doppio loop in cui trovo tutte le possibili coppie, quindi la coppia squadra A, squadra B, stagione A, stagione B, se hanno lo stesso punteggio, aggiungerò un arco da B ad A, o no, anzi da A a B in questo caso. Poi però quando ritroverò le stesse due stagioni scambiate di posto, quindi B ed A, aggiungerò l'arco con peso 0 in direzione inversa. Che va bene, tanto non fanno male questi archi con peso 0, perché tanto non mi modificano il calcolo della stagione migliore. Questo può creare un problema, il fatto che, non tanto il punteggio uguale, ma il fatto che ogni coppia di stagioni viene considerata due volte, perché qui abbiamo tutte le possibili coppie, quindi stagione A, stagione B, e poi più tardi mi troverò stagione B, stagione A, quindi rischierei di dover aggiungere un arco che già c'era. Però in questo caso non dovrebbe fare nulla, l'addEdge se trova già l'arco esistente non lo aggiunge più, ritorna null e non fa nulla. Volendo dovrei, se mi interessasse, evitare questo problema, essere un pelino più efficiente, controllare non solamente se S1 è uguale a S2, ma ad esempio se S1 sia minore di S2.
in modo che li considero sempre solo in un certo ordine. Se avessi 100, 200, 500, 1000 stagioni, allora me lo preoccupo, ma qui abbiamo in questo database una ventina di stagioni, quindi vuol dire che questo ciclo fa 400 iterazioni, ci metto forse più tempo a scrivere il comparatore per verificare se una stagione viene prima dell'altra, piuttosto che non lasciarlo girare così, quindi è un piccolo punto di inefficienza, ma di sicuro non impatta sul tempo di esecuzione in modo apprezzabile. Ok, però ricordiamoci appunto che ogni arco verrà in realtà considerato due volte. Fatto questo, il grafo dovrebbe essere completato, non mi rimane che trovare quale sia il vertice nella quale la somma dei pesi degli archi entranti meno la somma dei pesi degli archi uscenti sia massima. Sì, dimmi. Le due. No, però è vero, la squadra non ha giocato in tutte le stagioni, ma io sto aggiungendo come vertice solamente le stagioni nelle quali la squadra ha giocato. Andiamo a ricordarci come abbiamo aggiunto gli elementi alla stagione. Abbiamo fatto la query e abbiamo visto in questa stagione. Ah no, tu dici, aspetta un attimo, hai ragione tu, ricordavo male, perché qui le abbiamo messe tutte, ok, dobbiamo mettere solamente quelle in cui c'è un punteggio. Allora, correggiamo, grazie, ricordavo male dalla settimana scorsa. Allora, noi dobbiamo essere sicuri di avere solamente le stagioni in cui ci sia la squadra abbia giocato, e questo lo sappiamo perché la stagione è presente nella mappa punteggi. Quindi anziché la lista di tutte le stagioni, che erroneamente pensavo fosse già limitata, non la possiamo usare, possiamo usare la cosa più comoda, il key set di punteggi, le chiavi della mappa al posto della lista, che questo è solamente un sottoinsieme di stagioni, esattamente quelle in cui ha giocato. Se no, ce ne saremmo accorti con un bel null pointer exception qua dentro, al get che non mi dava il punteggio. Ok, grazie. Allora, di questo grafo troviamo il vertice che abbia il massimo di quella differenza dei pesi. Vabbè, un po' di codice da scrivere. La stagione migliore uguale null, diciamo, che abbia una differenza pesi massima, quindi int max uguale 0, devo trovare un massimo, quindi inizializzo massimo pari a 0, e itero su tutti i vertici. Vertex set, quindi itero su tutti i vertici del grafo, per ogni vertice mi calcolo qual è il peso, facendo una somma degli archi, ma per comodità, per non complicare il codice, me lo faccio in un metodino a parte, quindi int valore uguale peso stagione non è, sì, del vertice S, e se il valore è maggiore di max, aggiorno il max, vabbè, max uguale valore, e migliore uguale a S. E quindi alla fine di questo ciclo potrò restituire la stagione migliore.
mi rimane la parte noiosa che è calcolare questo peso stagione, quindi un metodo privato, int peso stagione di season s. Devo fare la somma dei pesi degli archi entranti meno la somma dei pesi degli archi uscenti, va bene? Quindi dovrò fare prima tutti gli archi entranti, quindi devo trovare gli archi entranti. Che metodi abbiamo? Allora, grafo punto incoming edges of, che mi dà un set di archi, oppure outgoing edges of, sono quelli uscenti che ci serviranno poco dopo. Aspetta, prendiamo prima quelli positivi. Quelli con peso positivo è entranti meno uscenti, quindi quelli entranti che sono quelli che mi dicono che ho vinto. Incoming edges of S, questo è l'insieme di tutti gli archi di cui devo sommare i pesi, poi degli altri dovrò sottrarli. Quindi questo è un set di edge, quindi default, opla, default weighted edge e quindi per tutti gli archi che sono incidenti su S sommo il peso, somma uguale somma più graph.getEdgeWeight, dammi il peso dell'arco E. Poi lui si arrabbia perché l'edge weight sarebbe un double, ma noi ci memorizziamo solamente degli interi dentro, quindi dobbiamo convertire il double in intero. E questa è la stessa cosa, si ripete per gli archi uscenti, quindi l'unica differenza, l'unica modifica che faccio sarà outgoing edges, no? Outgoing edges of S, qui non è un uguale ma è un più, e qui non è un uguale ma è un meno. Quindi la somma, sommo tutti i pesi degli archi entranti e poi sottraggo tutti i pesi degli archi uscenti. Per noioso che sia, è il valore da ritornare. Valore di cui qua calcoliamo il massimo. Allora, a questo punto possiamo tornare nell'interfaccia, nel controller, do trova annata d'oro. A questo punto è semplice perché dovrò semplicemente trovare l'annata chiamando il modello e chiedendo di calcolare l'annata d'oro. E quindi stampare append text l'annata d'oro è %s annata.getDescrizione. Manca ancora un pezzettino, perché mi chiede anche di stampare il valore della differenza punti, però per ora troviamo solamente questo max. Quindi vediamo se funziona. Rilanciamo il programma. Prendiamo una squadra. Annata d'oro.
dice che l'annata d'oro per la Lazio è il 2016-2017. Che effettivamente quadra perché è l'annata in cui aveva preso più punti. Poi non è esattamente questo che stiamo calcolando perché andiamo a vedere tutte le differenze, però ovviamente deve essere un'annata che è andata bene. Proviamo a cambiare un'altra squadra che ha giocato poche volte, così vediamo se effettivamente, come diceva lei, ci siamo ricordati di aggiungere solamente gli archi giusti. 2010-2011 è andata meglio delle altre. Allora, qui mancherebbero ancora due righe da scrivere nel punto 1, perché mi dice di stampare, mi chiede di stampare sia il valore dell'anno che il valore della differenza dei pesi. Quindi quel valore max che ho calcolato devo salvarmelo da qualche parte e poi dare un metodo get nel modello in modo che il controller lo possa conoscere. Oppure restituire un oggetto più complicato che non sia solamente la season, ma un oggetto che contenga dentro una season in un intero. Una piccola modifica da fare per poter stampare anche questo valore della differenza dei pesi. Concedetemi di farlo poi a parte, tanto sono due modifiche, perché vorrei spendere un po' di tempo invece sul punto 2. Quindi a meno di questa cosa qua, che poi facciamo, vi implemento a parte, e ve lo salvo su GitHub, passiamo direttamente al punto 2. Qui mancano ancora anche un paio di controlli che di nuovo faccio a parte, tipo che cosa succede se uno clicca su annata d'oro senza aver selezionato la squadra, senza aver premuto prima seleziona la squadra. Sono dei controlli in più che vanno fatti affinché il programma non vada in eccezione. Però sono poco valore aggiunto come complicazione. Allora, invece, punto 2 mi chiede, partendo dalle informazioni contenute nel grafo, quindi il grafo ce l'abbiamo già, determinare il cammino più lungo di miglioramenti consecutivi, ossia una serie di stagioni consecutive nella quale la squadra abbia sempre migliorato il punteggio rispetto alla stagione precedente. Deve comprendere solamente archi corrispondenti a stagioni consecutive, quindi non tutte, e ci chiediamo qual è la lunghezza massima. Quindi proviamo a visualizzarcelo, almeno in mente. Prendiamo una squadra che abbia giocato un po' di volte, no? Questa squadra ha giocato queste stagioni. Adesso qui non sono in ordine. Però dal 2002-2003 al 2003-2004 il punteggio è peggiorato. Quindi di sicuro non fa parte della sequenza migliore. Dal 2003-2004, 2004-2005 è migliorato, 72 punti. Poi nel 2005-2006, scusate, 72, è ancora migliorato, 76. 2006-2007 è ancora migliorato. Allora ho trovato una sequenza, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, di 4 annate consecutive nel quale il punteggio è sempre migliorato. 4. Devo trovare se c'è una sequenza più lunga di questa, di 5 annate, di 6, di 7. Devo trovare quindi un cammino all'interno del grafo di lunghezza massima che usi gli archi nella direzione in cui li abbiamo inseriti, ma solamente gli archi che collegano due stagioni consecutive. E questa è la parte, se vogliamo, un pochino difficile, cioè difficile, un po' più complicata, è capire quali sono le stagioni consecutive, cioè di tutti gli archi che abbiamo messo nel grafo non dobbiamo attraversarli tutti, solamente quelli consecutive. Il problema è che se la squadra non ha giocato in un certo anno, devo considerare come consecutive due stagioni che per lei sono consecutive, ma per il calendario no. Quindi questo concetto di stagioni consecutive altro non è che l'elenco delle stagioni che ho giocato ordinato per anno. Ok? Quindi io l'elenco delle stagioni in cui ho giocato ce l'ho già, che è il key set della mappa punteggi. Devo però ordinarlo per anno e devo costruire solamente sequenze che vadano a pescare
degli elementi contigui consecutivi di quel vettore. Ok, allora a questo punto devo prendere, come faccio? Mi costruisco questo vettore che secondo me diventerà la base della mia ricorsione. Non mi sta venendo in mente che non serve un algoritmo ricorsivo per fare questo, ma... E dobbiamo, diciamo così, all'interno dell'algoritmo di ottimizzazione, provare tutte le sequenze, tutti i percorsi che abbiano quel vincolo di punteggio crescente. Alla fine dobbiamo salvarci quella di lunghezza massima. Quindi partiamo da un vertice qualunque del grafo, esploriamo i suoi vicini purché siano consecutivi e che l'arco vada nella direzione giusta, e li aggiungiamo al nostro percorso. Quando non riusciamo più ad andare avanti, quindi siamo in un caso terminale in cui non riusciamo più a costruire aggiungere nuove stagioni che rispettino quei vincoli, vado a vedere quanto era lungo e se è il più lungo di tutti lo salvo. Quindi classica impostazione. Per farlo ci serve come prima cosa quindi la costruzione della sequenza ordinata di annate, no? Le annate consecutive. Allora, qui siamo dentro il controller, ci arriviamo dopo. Facciamolo prima nel model, si chiamava cammino virtuoso. Allora, public. Per ora metto void, poi decideremo cosa ritornare. Cammino virtuoso. Quindi, cosa dobbiamo fare? Prima cosa abbiamo detto trova le stagioni consecutive, no? Il testo le chiama consecutive, no? Questo li posso inserire in una lista ordinata. Quindi, semplicemente posso, vediamocelo qua. Qui abbiamo tutto il giochino sui punteggi, lista di stagioni, stagioni consecutive. Quindi questa lista la costruisco prendendo le stagioni che ho messo nella mappa. This.stagioni consecutive uguale new array list di season, la popolo copiando gli elementi che ci sono nel punteggi.keyset. Vabbè, finora l'ho semplicemente trasformato un set in una lista, perché un set non lo posso ordinare, una lista sì. Adesso la lista la dovrò ordinare. Scusate, collection.sort di sort, che fai? Di stagioni consecutive. E così quella lista la metterò nell'ordine, quindi le stagioni consecutive saranno stagioni che, la cui differenza di anno magari è 1, magari è 2, magari è 3, dipende da quanti anni ha saltato, ma di sicuro sono affiancate nella matrice, quindi vado a vedere se stanno in posizione i e i più 1, allora vuol dire che sono consecutive. Per farlo ovviamente dovrò dare un criterio di ordinamento alle stagioni, vedete che qua sort si arrabbia perché l'oggetto season non è comparabile, quindi devo tornare su season e definire
un comparatore implements comparable con season, e il comparatore richiede di implementare il metodo compareTo che cosa dovrà confrontare? Beh, dovrà confrontare l'anno, ma noi abbiamo il campo season che è un intero, che è perfetto, this.season meno other.season. Okay. Positivo se questa stagione è maggiore dell'altra, negativo se viceversa, nullo se si tratta della stessa stagione. Ok. Quindi qua abbiamo un luogo in cui andare a controllare se due stagioni sono consecutive. Allora, adesso possiamo cominciare a impostare l'algoritmo ricorsivo, che costruisce, dicevamo, un cammino all'interno del grafo. Quindi un cammino all'interno del grafo è una lista di vertici. Il grafo è semplice, quindi possiamo ragionare per vertici e non per archi. Una lista di archi, in cui ciascuna coppia di archi consecutivi, una lista di vertici, ciascuna coppia di vertici consecutivi ovviamente dovranno essere contigui rispetto a questo vettore di stagioni consecutive e collegate da un arco orientato nel verso giusto e basta, nel senso che già l'orientamento dell'arco mi dice che i punteggi stanno andando in direzione crescente, quindi il valore del punteggio non lo devo più guardare, non mi serve più guardarlo. Quindi, come ricorsione, mettiamoci un bel commento, così ci ricordiamo, no, come la vogliamo impostare. Allora, la soluzione parziale sarà una lista di stagioni. Mettiamo season, che è il nome dell'oggetto, cioè i vertici del grafo. Il livello della ricorsione è la lunghezza del percorso, della lista. Ad ogni livello aggiungo un elemento, se riesco. Quindi a livello 0 avrò una lista di 0 e dovrò cercare un qualunque punto di partenza. A livello 1 avrò già una stagione e dovrò cercare di aggiungere la seconda. Quali sono i casi terminali? Il caso terminale è quando non aggiungo, non trovo altri vertici da aggiungere. Quindi non genero nessuna nuova stagione. Allora, in questo caso, verifica se il cammino ha lunghezza massima tra quelli visti finora. Andiamo a capo, così si legge. Quindi, quando entro in una ricorsione, può darsi che trovi altri vertici, allora li vado a esplorare. Può darsi che non li trovi, e allora controllo la lunghezza di ciò che ho trovato. E la parte complicata è la generazione delle soluzioni, quindi data una soluzione parziale, come faccio a generare le soluzioni parziali del livello successivo, dovrò inserire, sono i vertici connessi all'ultimo vertice del percorso. Con
con arco orientato nel verso giusto. Quindi uno degli outgoing, virgola, vertici connessi, non ancora considerati, non ancora parte del percorso. Ovviamente non devo tornare a un vertice che ho già in questo percorso che sto esplorando, perché non voglio creare un ciclo, voglio creare una sequenza, e poi che siano consecutivi. Consecutivi, stagioni, relativi a stagione, relativi a stagioni consecutive. Quindi questo è ciò che dovremmo implementare per creare la ricorsione. Consideriamo tutti gli adiacenti e per ciascun adiacente verifichiamo questa consecutività. Se c'è, lo aggiungiamo, proviamo, facciamo ricorsione, backtracking, torniamo indietro. Quindi questo ci permette già di poter scrivere la procedura ricorsiva vera e propria, che riceverà in ingresso ovviamente il livello, una lista di soluzioni parziale, e fa questo lavoro. Quindi abbiamo già una lista di soluzioni, con almeno una soluzione, con almeno uno stato all'interno, con un livello che mi dice qual è la lunghezza di questa lista essenzialmente. Il caso terminale non lo posso verificare all'inizio perché io non so se troverò altri vertici da aggiungere. Allora provo a trovarli e se poi non li trovo vuol dire che era un caso terminale. Quindi in questo caso, rispetto al solito schema in cui abbiamo il caso terminale prima e la ricorsione dopo, li scambio di posto. Quindi cerco, genera nuove soluzioni e poi eventualmente valuta caso terminale. Allora, genera nuove soluzioni, implementiamo quello che abbiamo detto, prendiamo l'ultimo vertice di quella lista, perché da lì dobbiamo aggiungere. Quindi season, ultimo, faccio vari passaggi, parziale, punto get, l'ultimo, quindi livello meno 1. Quando ho un vertice, ho livello uguale 1, la size della lista uguale 1 e l'elemento è get di 0, ovviamente. Quindi devo sempre prendere meno 1. Da quest'ultimo devo trovare i vertici adiacenti adesso. Quindi iteriamo su tutti gli adiacenti. Allora, graph mi dà, l'abbiamo visto un attimo fa, gli outgoing edges. Però a me servono i vertex, non tanto gli edge. Quindi vediamo un po' se la classe graphs mi dà qualcosa in più. Out, vediamo se mi dà qualcosa su outgoing, non altro. Dunque, add all edges, add all vertices. C'è il neighbor list of, è una lista di vertici ma contiene sia quelli entranti che quelli uscenti. Però ci sono, quindi neighbor list contiene tutti gli adiacenti, sia entranti che uscenti, ma poi ci sono due sottoliste che sono i predecessori e i successori. Successor list of. Quindi quello che a livello di archi si chiama outgoing edges, a livello di vertici si chiama successor. Quindi qua, un pochino più comodo, il grafo, virgola, ultimo,
Quindi questo è l'elenco di tutti. Prossimo può essere, forse, scusate, non uguale, ma due punti, itero su tutti i successori. Quindi ho trovato l'ultimo vertice corrente della lista, vedo quali sono tutti i suoi successori, quindi tutte le stagioni in cui ho avuto un punteggio migliore, qui sto usando i successori, sto usando l'ordine degli archi, quindi sto andando in direzione crescente. Per poterlo considerare, però, questo prossimo, candidato a essere il prossimo, deve superare due test. Uno che non ci sia ancora nella soluzione parziale, quindi devo essere sicuro che la soluzione parziale non contenga prossimo, perché se lo contiene vado avanti, non mi interessa, e che parziale, scusate, non parziale, ultimo e prossimo siano consecutivi. Quindi vuol dire che all'interno della lista consecutivi devo trovarli ultimo con indice 6 e prossimo con indice 7. Cioè l'indice della posizione all'interno della lista devono essere due numeri consecutivi. Quindi posso controllarlo, adesso sto scrivendo una cosa che non è il massimo dell'efficienza, ma è la più lineare come implementazione delle parole che ho detto. Se vado a prendere, si chiamava stagioni consecutive, punto, index of, ultimo, più 1 dovrà essere uguale a stagioni consecutive, punto index of, prossimo. Perché non vai a capo? Ok. Quindi ho l'ultimo, vado a vedere dov'era nella lista. Poi ho il prossimo, il candidato ad essere prossimo. Vado a vedere dove è nella lista e controllo se per caso è esattamente nella posizione dopo. Se sì, l'ho trovato, quello che cercavo. E allora faccio ricorsione. Diciamo, non è il massimo dell'efficienza, perché questa cosa qua va a... l'index of è una complessità ODN sulle stagioni, perché deve andare a scandirsela. Tra l'altro ultimo non sta cambiando all'interno di questo ciclo for, quindi questo index of me lo potrei già calcolare qui. Ma sono tutte piccole ottimizzazioni che possiamo fare dopo. Questa è la logica. Ok. Allora, a questo punto, candidato accettabile. Quindi fai ricorsione. Abbiamo passato i tre test che dovevamo passare. Successore, non ancora presente e consecutivo. A questo punto lo aggiungo, quindi faccio il solito passaggio parziale.add del prossimo e vado, scendo di livello in cerca, livello più 1, parziale. Finito ciò, backtracking, rimetto le cose a posto. Quindi parziale.remove livello. Se il livello vale 1, vuol dire che c'era un elemento, cioè in posizione 0. Ne ho aggiunto 1 per fare la ricorsione, quindi avrò 0, 1, cioè due elementi. Quando tolgo la ricorsione, l'1, quello che ho appena aggiunto, devo toglierlo. E mi deve rimanere solamente lo 0. Quindi quello, tolgo in, quello, in posizione size meno 1.
basta. Lui questo scende e genera tutto ciò che può generare, se non ci sono bachi nell'implementazione. Ci sono dei casi però in cui questo ciclo for va a vuoto. Va a vuoto, no? Vuol dire che non trova nessun candidato accettabile tra quelli che ha provato. Allora, da sola la ricorsione si asciugherebbe così, si ferma, in modo naturale, ma noi dobbiamo accorgerci, abbiamo deciso che quando non troviamo altri successori, candidati successori, dobbiamo valutare la lunghezza, vedere se abbiamo trovato il max. Allora, qui sotto valuto caso terminale e mi chiedo, senti, ma almeno un candidato l'hai provato oppure no? Per saperlo mi serve un piccolo flaggino. In cui se ho trovato un candidato, me lo ricordo, quindi il caso terminale avviene nel caso in cui non abbia trovato nulla, nessun candidato possibile. Quindi un trovato che parte da falso viene messo a vero, quindi vuol dire se almeno una volta faccio ricorsione non lo valuterò come caso terminale. Se però nessuna volta farò ricorsione, allora trovato rimane falso a questo punto qui, come l'ho inizializzato, e quindi vado a controllare che cosa? La lunghezza di parziale con la lunghezza di best. Cos'è best? Me lo devo salvare. Ovviamente sarà la mia soluzione migliore, che possiamo mettere qua sotto. List decision, percorso best, diciamo. Quindi, poi queste cose vanno tutte inizializzate nel metodo di chiamata, eh? Adesso siamo solamente dentro la ricorsione. Quindi, se non ho trovato, vado a controllare se la mia soluzione si chiama parziale, punto, size, fosse per caso più lungo della soluzione che conosco finora, quindi percorso best.size, beh, allora ho trovato un nuovo best. Best.size, cioè non punto .size, scusate. Percorso best va rimpiazzato con un clone, ricordiamocelo sempre, che questo ogni tanto lo vedo ancora che ci sfugge. Quando salvo nel caso terminale devo sempre clonare la struttura dati che sta vincendo in questo momento, che ha vinto il confronto, perché altrimenti quella struttura dati un nanosecondo dopo la modificherò di nuovo. Quindi devo farmi un clone fotografico istantaneo di come si trovava in quel momento. In questo caso è un oggetto semplicemente di tipo lista, quindi per fare un clone basta creare una nuova lista. Decision con parziale. E basta. Tanto mi interessa solamente ricordarmi qual è la più lunga che io abbia mai visto. Quindi abbiamo il caso intermedio e il caso terminale. Ci manca il caso iniziale, cioè l'avvio della ricorsione. Per avviare la ricorsione devo preparare il best, il parziale e il livello. Prima di chiamare il metodo cerca che poi farà il resto del lavoro. Però questo metodo cerca può lavorare solamente se il livello è uguale a almeno 1, almeno pari a 1, cioè non funziona con livello uguale a 0. Tante volte eravamo riusciti a partire, avviare una ricorsione con una lista di soluzioni parziali vuota. Qui non può essere vuota perché deve esserci un ultimo. E per esserci un ultimo deve esserci almeno un elemento. Quindi qua l'avvio della ricorsione va fatto a parte, quindi il livello 0 della ricorsione
si comporta in modo diverso da tutti i livelli successivi. Perché non essendoci ancora un ultimo, cosa devo fare? Li provo tutti uno dopo l'altro. Provo a partire da questo, poi dall'altro, poi dall'altro, poi dall'altro. Una volta che sono partito, da lì in poi vado avanti con lo schema generale, perché mi aggancio all'elemento. Però il primo elemento lo devo mettere dall'esterno, diciamo. Quindi vorrà dire che nella mia procedura chiamante avrò un ciclo che avvia la procedura cerca tante volte, che è poi il corrispondente di questo ciclo for interno, no? La generazione delle soluzioni. Solo che la generazione delle soluzioni a livello 0 avviene in modo leggermente diverso dalla generazione delle soluzioni agli altri livelli, perché a livello 0 non ho nessun vincolo. Quindi posso partire da dove voglio. Mentre negli altri casi devo controllare quei tre vincoli in cascata. Ok, detto questo, le cose facili sono inizializzare le strutture dati che ci servono, quindi this.parziale sarà una nuova array list vuota, e anche il best, percorso best, nuova, sì, scusami, season, no? Ah no, scusate, parziale devo definirlo io, non è this punto, è list di season, perché non avrebbe locale alla ricorsione, mentre invece questo la creo vuoto il best, in modo che appena trovo un percorso di lunghezza 1 sarà sicuramente più lungo del best. Devo ricordarmi di crearla, perché altrimenti mi scatta un null pointer exception quando faccio il size di questo percorso best. Quindi tutto questo è, diciamo così, prepara le variabili utili alla ricorsione. E una volta che abbiamo tutto pronto, livello 0 implementa il livello 0 o itera al livello 0 della ricorsione. Quindi al livello 0 cosa faccio? Inserisco i vari vertici. For season itero su che cosa? Vabbè, ad esempio su stagioni consecutive. Oppure sui vertici del grafo. Mettiamo sui vertici del grafo, è uguale. Visto che è la stessa cosa, perché sono gli stessi elementi, però visto che stiamo pensando a cammini nel grafo, il punto di partenza di un cammino è uno dei vertici del grafo. Che poi ce l'abbiamo anche sotto forma di set, ce l'abbiamo anche sotto forma di lista, sono sempre loro. Quindi dal grafo, per ogni vertice presente nel grafo, prova ad avviare una ricorsione. Come? Mettendo un primo elemento nella lista, che è lui, questo grafo, e provando a fare la ricorsione dal livello 1 con la soluzione parziale. E poi ovviamente prima di passare all'elemento successivo, lo tolgo. Metto il primo elemento, faccio ricorsione, dicendo livello, parti a livello 1, non 0, lo 0 l'ho già fatto io, e poi dopo, ovviamente, il backtracking della procedura ricorsiva mi ritornerà indietro con una lista che ti contiene di nuovo solo il mio elemento, cioè quelli che lui ha aggiunto li toglierà, e allora devo togliere anche il mio, prima di passare all'iterazione successiva del ciclo for. Alla fine cosa devo stampare, cosa devo ritornare? Il percorso così ottenuto, elencando le stagioni e i punteggi relativi a ciascuna di esse. Quindi alla fine il percorso, quindi devo ritornare percorso best.
con i punteggi, vabbè, anche qui non è finito perché qui percorso BES contiene solamente le stagioni e non i punteggi. Poi dobbiamo aggiungerlo. Ok? Cioè, perché non vi spaventiate sulla ricorsione? Qua abbiamo scritto poi alla fine 20 righe. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 istruzioni qua. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, 21, non 20, scusate. Per cui se uno arriva bene al termine del punto 1 con le strutture dati fatte bene, il punto 2, sia che sia una ricorsione sia che sia una simulazione, tende a essere abbastanza meno impegnativo dal punto di vista della quantità di codice, perché è già tutto pronto, devi semplicemente usarlo, o vabbè, ordinarlo, insomma, ci sono delle cose da fare. Cambia ovviamente il tipo di difficoltà, perché c'è più da pensare che non da scrivere. Però ci abbiamo messo molto meno a fare questa parte che non farla prima. Quindi quando tutti dicono, no, ma io mi fermo al primo punto, mi prende sempre un po' male. Ok, però vediamo se funziona, perché magari non funziona, quindi è inutile che ci facciamo i complimenti, e poi dovremo completarlo sulle parti estetiche, no? Allora, per vedere se funziona sono obbligato a tornare al controller e fare una cosa stupida, lista di season. Percorso uguale model.cammino virtuoso e result.append text, proviamo solamente a metterlo lì, toString. Poi l'estetica, come metterlo, lo sistemiamo dopo. Per ora stampiamo questo elenco di stagioni. Quindi semplicemente delego al modello tutto il lavoro, non ho altri dati da passargli e vedo il percorso quant'è. Allora vediamo cosa succede. Prendiamo una squadra. Prendiamo una che abbia meno. Meno stagioni, quindi ne ha solo tre, sono un po' pochine, però possiamo vedere a occhio qual è il percorso ottimale, no? Questo 2011-2012 seguito 2014-2015, perché è in crescita. Tra l'altro qua abbiamo già subito il caso sfigato in cui due stagioni sono consecutive ma non sono successive come anno, perché nel 2012-2013 la squadra non ha giocato in Serie A. 2010-2011 non è adiacente, è adiacente consecutiva 2011-2012, ma il punteggio è andato decrescendo e quindi non l'aggiungiamo nella sequenza. Quindi la sequenza dovrebbe essere di due annate, 2011-2012 e 2014-2015. Non ci speravo. Prendiamone una un pochino più pesante e mi dice in modo sorprendentemente rapido che l'annata migliore è questa, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Andiamo a vedere se è vero, 59, 72, 76, 97. Ci sono state altre sequenze ma non erano più lunghe di questa. Che ne so, un'altra squadra che ha giocato sempre, tipo questa, annata d'oro 13-14, cammino virtuoso, e questa ne ha 5, 9-10-10-11, 11-12, 12-13, 13-14.
55, 58, 84, 12, 13, 87, 13, 14, 102. 14, 15 era scesa a 87, quindi si è fermata lì la sequenza. Ok? Perché è così veloce anche su sequenze molto lunghe? Molto. Però abbiamo già visto che la ricorsione tende a crescere esponenzialmente. In realtà il fatto che sia così veloce è che questa è una ricorsione un po' fasulla. No, è una ricorsione vera. Però se andassimo a contare per ogni livello quanti elementi a livello inferiore troviamo, scopriremmo che ne troviamo sempre o 0 o 1. Quando abbiamo fatto i primissimi ragionamenti sulla ricorsione, dicevamo, guarda che l'efficienza di una ricorsione dipende dal numero di sottoproblemi che generi, per ogni nodo quanti sottoproblemi generi, e da quanto, scendendo da un livello a livello successivo, il problema si semplifica. C'erano quei due numerini, avevamo chiamato, se non sbaglio, A e B, no? Uno diceva il fattore di branching e l'altro diceva il fattore di riduzione del problema. Allora, quando avevi A che era molto maggiore di B, tendeva a esplodere, quindi aveva soluzioni esponenziali, quando invece era minore, tendeva a darti soluzioni di costo logaritmico o lineare. No? E qui siamo in un caso in cui il fattore di branching è 1. Ma perché è 1? Per questo vincolo. Che data una stagione ultima, va bene il grafo, va bene i pesi, eccetera, ma qual è quella che può essere successiva? È una sola dentro il vettore di successivi. Quindi io ne sto provando tante, ma una sola riuscirà a superare questo test qui. Quindi anche su sequenze molto lunghe, grafi molto grandi, in questo caso ho usato la ricorsione per essere sicuro di non perdermi nessuna soluzione. Ma una ricorsione è molto lineare. Non si ramifica e quindi non diventa esponenziale come complessità. In questo punto 2 la parola ricorsivo non c'è. Ok? Dice trovami questo cammino più lungo. Un modo di trovarlo è fare la procedura ricorsiva scrivendo, come abbiamo detto prima, 21 righe di codice. In questo caso specifico, proprio perché c'era questo branching sempre uguale a 1, si poteva forse anche trovare una soluzione non ricorsiva, no? Agendo, studiandosi proprio questo vettore, visto che il vincolo forte, forte, forte era questo, sulle stagioni consecutive, allora di fatto quello che stiamo cercando è una sequenza all'interno di questo vettore, cioè un punto di inizio e un punto di fine all'interno di questo vettore. Alla fine questo algoritmo deve trovare, ok, in questo vettore di sequenze consecutive, da dove parto, dove arrivo, e controllo che tutte quelle tra il punto di partenza e il punto di arrivo siano crescenti. Quindi di fatto si poteva giocare con una sorta di doppio loop all'interno di questo vettore, trovando qual è il punto di arrivo e partenza, che sono più distanti possibili, quindi che dia la sequenza più lunga possibile, e i cui elementi interni, quindi in questo caso era un doppio loop con una serie di controlli, quindi si poteva anche risolvere così. Non necessariamente ricorsivo, però è un caso particolare, ecco. Se te ne accorgi che forse il problema lo puoi riformulare in modo diverso, trovare una soluzione più semplice, sei fortunato, perché nei casi reali non succede quasi mai. Se no, il metodo classico di decomporre la soluzione, costruirla un pezzo per volta, sappiamo che funziona sempre, e se poi il problema era semplice, sarà la ricorsione stessa che non genera soluzioni inutili, no? E quindi è efficiente di per sé. Io non so se lavorando con i vettori, il doppio loop, riuscirei a scriverlo in 20 righe, perché devo fare tutta una serie di controlli in più. Mentre qua la ricorsione
crea le cose da sola. Ma solo, è successo solo su questo esercizio, direi che c'erano le due possibilità. Va bene, io se non avete domande, questo lo considererei concluso, al netto di, come dicevo, elementi estetici, cioè il controllo degli errori, le eccezioni. Qui devo stampare non solamente le stagioni ma anche i punteggi a fianco, che sono le cose che ci chiede il testo, che probabilmente mi richiederà più tempo che non fare la ricorsione per tutte queste piccole cosette, quindi ve le faccio poi offline e ve le trovate poi sul repository. Quindi se non avete dubbi io faccio commit di questo e vi lascio all'intervallo.